72esimo storno e soccorso alpino in esercitazione. Seminario sulla sicurezza volo al nono stormo. Nuova collezione per il brand Aeronautica Militare. Bentrovati con le notizie di Video News. Equipaggi dell'Aeronautica Militare, personale e unità cinofile del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico in addestramento per la gestione delle operazioni di ricerca e soccorso in montagna. L'esercitazione, denominata FRO 01, si è svolta mercoledì 6 giugno e rientra nel programma annuale degli accordi addestrativi dello Stato Maggiore Difesa. L'obiettivo, pienamente raggiunto, è stato quello di consolidare le operazioni congiunte nella ricerca e soccorso, accomunando le procedure per interventi più tempestivi ed efficaci. Protagonisti, oltre al personale, sono stati gli elicotteri NH-500, aeromobili estremamente versatili, che assieme alle squadre di ricerca dotate di unità cinofile, rappresentano strumenti efficaci in grado di intervenire al servizio della popolazione anche in caso di pubblica calamità. A Grazzanise, un seminario organizzato dall'Aeronautica Militare sulla sicurezza del volo e rivolto a piloti ed operatori dell'Aviazione Generale. Oltre 100 le persone arrivate al nono stormo sabato 16 giugno per l'incontro che rientra nel ciclo di seminari organizzati in collaborazione con l'Aero Club d'Italia. Informazione e prevenzione al centro dell'incontro per sensibilizzare tutti gli operatori del settore con lo scopo di migliorare le tecniche di prevenzione di incidenti di volo e uniformare gli standard di sicurezza. Tante novità e qualche classico per la nuova collezione del brand Aeronautica Militare presentata al Pitti Uomo a Firenze per la primavera estate 2019. Vediamo il servizio. Nuovo appuntamento con il Pitti Uomo, nuova collezione, nuovo reparto dell'Aeronautica Militare cui ispirarsi. Protagonista assoluto questa volta il 18° gruppo in seno al 37° stormo, gruppo che recentemente ha celebrato i suoi 100 anni di vita. Qui al Pitti Uomo abbiamo incontrato i testimonial, i piloti che ogni giorno con il loro operato garantiscono la sorveglianza dello spazio aereo italiano. Il nostro lavoro consiste nel garantire la difesa aerea dello spazio italiano e lo facciamo tutti i giorni, 24 ore su 24, con aerei Eurofighter. Siamo pronti in pochi minuti a decollare dalla base di Trapani Birgi in supporto di traffici civili che ne abbiano necessità. Tra pochi mesi il brand Aeronautica Militare compie 15 anni. Per l'occasione, nella nuova collezione, anche una capsule rivisitata che va di pari passo con l'innovazione tecnologica dell'Aeronautica Militare. Per 15 anni abbiamo celebrato la storia dei reparti dell'Aeronautica Militare attraverso i ricami, attraverso le personalizzazioni, i patch sui nostri capi d'abbigliamento. Abbiamo l'esigenza di innovare anche le nostre linee d'abbigliamento. Questo lo facciamo in una capsule che abbiamo denominato AM23 per celebrare l'anno di nascita dell'Aeronautica Militare, dove andiamo ad inserire le nostre innovazioni, le nostre ricerche, le ricerche di materiali tecnologici di stile più innovativo, più moderno. È un po' il nostro fiore all'occhiello in questo momento, dove ci rivolgiamo ad un pubblico più fashion, e questo è quello che stiamo cercando di portare avanti come innovazione nella nostra linea d'abbigliamento. La partnership tra la Forza Armata e il brand che ne esalta la storia attraverso i capi di abbigliamento continua a stupire per praticità dei capi ed accostamento tra moda e storia aeronautica, come testimoniato dal sempre maggiore apprezzamento del pubblico. I marchi, ma soprattutto l'araldica dell'Aeronautica Militare, contiene una storia di valori, d'avventura, di tradizioni, che chiaramente, se conosciuta o soltanto parzialmente conosciuta, è in grado di evocare nel potenziale acquirente delle sensazioni, delle impressioni, delle emozioni che chiaramente creano un effetto maggiormente coinvolgente, se vogliamo allettante, nella scelta di un capo di vestiario aeronautico militare rispetto ad altri. Come sempre al Pitti Uomo abbiamo incontrato i testimonial del brand Aeronautica Militare, quest'anno rappresentati dall'attore Giulio Berruti, che ci ha confidato qual è il suo legame con il mondo del volo, e l'attrice Claudia Tosoni, che per l'occasione indossava i capi della collezione donna e di cui ne ha esaltato le caratteristiche. Sì, io avevo un nonno che era generale dei granatieri, però aveva la passione del volo, ha sempre volato tutta la sua vita.
Io addirittura ho un bomber che ancora custodisco gelosamente perché è il suo bomber degli anni 50, quindi parliamo veramente dei primi, era intera, una cosa bellissima, e lui avrebbe voluto vedermi volare. C'è stato un momento in cui volevo prendere il brevetto da elicotterista, solo che col lavoro che faccio e la mole di ore che è richiesta per poter volare, ho provato ma era insostenibile, quindi per motivi di serietà ho accantonato per ora il progetto, però è ancora qui nel cuore. Io credo che questo sia un messaggio che le persone mandano all'aeronautica, nel senso che si identificano con dei valori, si identificano con un brand, con un marchio in questo caso, ma con un concetto che è quello dell'eccellenza. L'aeronautica militare italiana oggi è l'eccellenza nel mondo, penso ai piloti Frecce Tricolore e a tutti gli altri piloti che sono veramente, a detta di tanti altri piloti esteri, i più bravi. Sono abiti molto versatili, ci tengono legati a una sorta di patriottismo, comunque hanno anche dei colori che sono legati alla bandiera italiana, che comunque ci ricordano il bello della nostra nazione e anche il giusto, quindi credo che questi siano i motivi giusti e reali per i quali appunto le persone tengano a vestire in questa maniera. Per oggi è tutto, Video News termina qui. Se volete guardare tutti i nostri servizi, lo potete fare iscrivendovi al nostro canale YouTube.